Benvenuti a una nuova puntata di Diritto e Rovescio, la rubrica legale di Star TV che si propone di risolvere i piccoli e grandi problemi legali che affliggono tutti nella vita di tutti i giorni. Questa settimana c'è scritto un imprenditore di Enna che dice: «Gentile avvocato, ho bruscamente interrotto i rapporti col mio socio in affari e sto sinceramente pensando di fargli causa per varie questioni in sospeso, ma lui e il suo avvocato mi hanno preceduto offrendomi la possibilità di un tentativo di mediazione. Ma che cos'è esattamente la mediazione? Mi conviene accettare o andare direttamente in tribunale? Se accettassi, quanto mi verrebbe a costare? Grazie per la risposta. La mediazione civile è un nuovo strumento introdotto dal decreto legislativo 28 del 2010 che ha due scopi principali. Il primo è quello di diminuire il carico di lavoro dei tribunali. Il secondo è quello di consentire al cittadino di ottenere una soluzione in tempi rapidissimi e con costi decisamente minori rispetto a un processo ordinario davanti a un giudice. Questo strumento rappresenta una novità solo in Italia, perché nel resto d'Europa c'erano già da anni sistemi di ADR o Alternative Dispute Resolution. Come qualunque soluzione innovativa, anche la mediazione civile presenta vizi e virtù. Innanzitutto, non garantisce la stessa indipendenza e autonomia che può presentare un giudizio davanti a un giudice. Il mediatore, infatti, non ha la stessa indipendenza, non garantisce la stessa autonomia rispetto alle parti. Basti dire che il mediatore professionista guadagna di più se la mediazione riesce. Questo già di per sé mina alla base l'autonomia di pensiero, innanzitutto, del mediatore. Ma è il sistema stesso della mediazione che non garantisce l'equità assoluta, perché la mediazione si fonda sostanzialmente sull'autonomia delle parti, ossia il mediatore cerca di raggiungere una soluzione concordata tra le parti e se le parti non si accordano propone una soluzione propria, che le parti restano comunque libere di accettare o meno. Tutto ciò che cosa comporta? Che il cittadino coinvolto come attore convenuto in un processo di mediazione otterrà certamente una soluzione in tempi brevissimi, ma non sarà necessariamente la soluzione più giusta, non otterrà necessariamente giustizia in tempi brevi. E questo non è dovuto alla malafede o alla mancanza di professionalità o meno del mediatore, ma è dovuto proprio al meccanismo della mediazione fondato sull'autonomia delle parti. Quindi si tratta in effetti di concludere un contratto, quindi otterrà di più chi ha maggior forza contrattuale. E questo è naturalmente il vizio principale del tentativo di mediazione. Tant'è che l'utente meno esperto potrebbe essere tentato di accettare una soluzione che presenti per lui dei vantaggi apparenti più immediati rispetto a una soluzione magari che avrebbe potuto ottenere in un tribunale davanti a un giudice. Come si suol dire, pochi maledetti e subito. Mentre l'utente più esperto potrebbe approfittare di questo fatto per far accettare all'altra parte una soluzione sconveniente. Questi i vizi della mediazione. D'altra parte, le sue virtù, i suoi vantaggi sono assolutamente indiscutibili e basta confrontare i dati della mediazione con quelli di un processo civile medio. In Italia un processo civile dura dai 3 ai 5 anni, che diventano 10 se si segue tutto l'iter fino alla Corte di Cassazione. Mentre il procedimento di mediazione ha una durata massima predeterminata per legge di 4 mesi. Anche i costi sono incomparabili. I costi di un processo civile in Italia sono imprevedibili all'inizio e possono raggiungere facilmente le migliaia di euro. Mentre la mediazione per le cause di valore fino a 250.000 euro costa circa 1.000 euro, ma potrebbe costare anche 10 volte meno. I dati che vi sto citando si riferiscono agli organismi di mediazione pubblici, quelli privati hanno parametri leggermente superiori, ma in ogni caso la mediazione costa certamente meno che un processo civile ordinario. Altro elemento da tenere da conto nel caso di scegliere se accettare o meno la mediazione, anzi se accettare ancora prima, se partecipare alla mediazione, quello che è forse l'elemento più importante, che valore diamo allo stress di partecipare a un processo? Per il comune cittadino, infatti, il fatto di frequentare per anni aule di tribunali, studi di avvocati o magari ufficiali giudiziari e le situazioni di incertezza derivante dalla pendenza della lite costituisce già di per sé uno stress valutabile come vero e proprio danno esistenziale. Quindi, questo già di per sé costituisce un forte disincentivo a tentare la via giudiziale e quindi ad accettare una soluzione mediata, anche se inferiore. I cittadini, invece, le persone più avvezze a questo tipo di procedura, potrebbero far leva proprio su questo disincentivo per spingere l'altra parte a accettare una situazione o accettare una soluzione sconveniente. Quindi è un dato che bisogna anche tenere presente.
Un altro elemento, e questo può saperlo solo lei, è quanto di ragione si crede di avere. Ossia, se lei crede di essere nel suo pieno diritto, mentre pensa che l'altra Marte sia in torto marcio, è chiaro che qualunque tentativo di mediazione è destinato a fallire. Certo che nella realtà dei casi, soltanto in un caso su 1000, per fare un'iperbole, il torto e la ragione stanno tutti da una parte. Se comunque decide di affrontare la mediazione, abbia ben chiaro in mente due cose. Che cosa vuole ottenere e a cosa è disposto a rinunciare per ottenerlo. E questo credo che riassuma e spieghi che cos'è la mediazione meglio di qualunque altra spiegazione tecnica. Spero di esserle stato utile. Ricorda a tutti gli altri che è possibile inviarmi quesiti legali o alla redazione di Star TV oppure ai miei contatti che troverete sul sito di Star TV nello spazio dedicato a questa nuova rubrica. Grazie per l'attenzione e arrivederci alla prossima puntata di Diritto e Rovescio.